impedire la realizzazione di un centro di accoglienza ad Abano Terme profughi. Una scelta presa purtroppo, noi siamo sicuri, a causa anche dell'assenza di un sindaco. I lumini della speranza accesi sul palco davanti ad un hotel storico nel cuore di Abano, il segnale di una città che ieri sera è scesa nuovamente in piazza per dire no all'arrivo dei profughi alla base Primo Rock di Giarre. Un centinaio di persone che hanno ascoltato gli interventi del comitato Uno Nessuno No Profughi e raccontato le loro preoccupazioni. Deve essere un ideale che deve essere applicato a tutti gli italiani a ribellarsi, perché non ne possiamo più, semplicemente perché, non per mancare di rispetto a chi ha bisogno, ma questa gente va aiutata nella propria terra. Non vogliamo gli extracomunitari qua, cioè fanno solo danni, disastri allucinanti. Ci sono degli italiani che muoiono di fame e abbiamo tutta questa massa di gente, perché va bene i profughi, però non si può continuare, non possiamo tenerci tutta l'Africa. Intanto è confermata per martedì sera alle 20:30 la fiaccolata silenziosa che partirà dal Primo Rock e arriverà fino al comune, organizzata dal comitato Abano Dice No. Anche a Montegrotto, dove una ventina di profughi dovrebbero essere ospitati dai frati minori di Mezza Via, i residenti preoccupati hanno organizzato una manifestazione di protesta lunedì sera davanti a casa Santa Chiara. Nell'hub di Bagnoli invece i numeri continuano a crescere, pare che all'interno dell'ex base militare di San Siro si siano superati gli 800 migranti. Oggi il sindaco di Agna, comune che si trova a metà strada tra gli hub di Bagnoli e Cona, ha fatto un sit-in di protesta insieme all'onorevole Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia per denunciare la situazione insostenibile di quello che ormai è diventato il distretto dei profughi.